Manifestazione di piazza Alicata per dire no alle trivellazioni nel canale di Sicilia. Domenica 9 novembre il Movimento 5 Stelle raduna tutte le associazioni del territorio contro il decreto Sblocca Italia. Protestano gli infermieri del San Giacomo d'Alto Passo aderenti al NURSIND per rivendicare una maggiore dignità professionale. Sit-in e volantinaggio nel nosocomio di Catese. Il PD preoccupato per le dimissioni dei primari. Mister Alberto Licata non ha dubbi, siamo incappati in una giornata negativa. Pesante il passivo per la squadra alicatese che ieri è stata sconfitta per 4-1 dalla Libertas. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Alfa. Apriamo con una manifestazione popolare che si terrà domenica 9 novembre a Licata, promossa dal Movimento 5 Stelle per ribadire il no alle trivellazioni nel canale di Sicilia e anche ribadire la propria contrarietà al decreto Sblocca Italia. Sentiamo Ilaria Greco. Licata si mobilita per dire no alle trivellazioni del canale di Sicilia e bocciare il decreto Sblocca Italia. Domenica 9 novembre il Meetup Licata ha organizzato attraverso un coordinamento regionale una manifestazione di protesta e sensibilizzazione contro le trivellazioni, una mobilitazione nazionale contro il decreto Sblocca Italia che coinvolge 8 regioni d'Italia per far sentire la voce di disapprovazione contro questa follia dei petrolieri. A tutti i costi, si legge in una nota, i petrolieri vogliono estrarre le ultime gocce di idrocarburi dal Mare Nostrum a scapito dell'ambiente, dei territori, del mare, dell'economia, della pesca, del turismo e della salute dei cittadini. Il corteo partirà dalla piazza del Carmine sino ad arrivare in piazza Attilio Regolo, dove i portavoce parlamentari nazionali e regionali si confronteranno con i cittadini in una libera agorà e faranno conoscere la proposta Attiva Italia e tante altre proposte del Movimento 5 Stelle.